Buonasera, buonasera, benvenuti per chi si collega per la prima volta con noi questa sera e bentornati invece per chi è un habitué del nostro spazio di Donna con le Donne. Intanto vi voglio dire che stavo ragionando poco fa sul fatto che in questo periodo, esattamente l'anno scorso, avevamo iniziato ad aprire questo spazio di condivisione, di dialogo su quelli che sono i temi che sono più cari al mondo femminile. E è stato un anno ricco, abbondante di riferimenti, di storie, storie vere, esperienze dirette di donne che hanno cambiato ognuna a modo proprio la propria vita. E quindi con orgoglio e con estrema soddisfazione noi di Deor Academy continuiamo il nostro piacere, oltre che il nostro impegno, nel portare avanti questo bellissimo contenitore al femminile. E sono assolutamente fiera ed orgogliosa questa sera di festeggiare questo primo anno di Donna con le Donne con un ospite che metterà a banco insieme a noi uno dei temi più importanti per noi donne, per la nostra vita, che è il tema della perfezione, del voler cercare sempre di dimostrare chi siamo, quanto valiamo in quello che siamo, in quello che facciamo. Ecco, noi ci siamo chieste, insieme all'ospite che sto per presentarvi, quanto costa e quanto vale la pena concentrarci sempre su questo aspetto. Quanto vale la pena, quanto paghiamo poi? Ci mettiamo tanto magari per costruire personalmente e professionalmente il nostro carattere, la nostra personalità, oltre che la nostra professione, ma poi ci sono dei momenti in cui potrebbe pesarci un pochino e a volte un pochino troppo, voler essere sempre sulla cresta dell'onda e dover sempre dimostrare il proprio valore. Perché? Perché noi pensiamo, anzi crediamo fermamente, che noi siamo il top, a prescindere da quello che facciamo ogni giorno e da quello che dobbiamo dimostrare. In realtà dobbiamo dimostrarlo soltanto a noi stesse, perché la forza che abbiamo e a cui attingiamo ogni giorno è quella che abbiamo di natura, in natura. Allora io ve la presento subito, la nostra ospite, eccola qui, è Colleen Marie Orliac. Buonasera Colleen e Buonasera, benvenuta. grazie. Allora, io non mi metto a spiegare e a, come dire, elencare la tua biografia assolutamente ricca, anche perché l'abbiamo condivisa nel post e invitiamo poi chi ci sta seguendo ad andare sui tuoi link che dopo lasceremo per conoscerti meglio. Non mi metto ad elencarla perché altrimenti passeremo mezz'ora soltanto a fare questo, perché dovete sapere, Colleen è un'arpista ed è una donna che ha studiato nella scuola migliore, nella scuola di musica migliore al mondo, ha suonato con i musicisti migliori al mondo, ha vinto i concorsi più importanti nel mondo, insomma, ha un curriculum bello, bello lungo e ricco, ma non è qui con noi stasera per parlare di questo, ma di ben altro, perché insieme questa sera vogliamo distruggere un cliché, giusto, Colin? Assolutamente, Allora, assolutamente, distrugge i cliché, sempre, sempre, sempre. sempre vogliamo distruggere i cliché. Nel frattempo salutiamo Angela Longo. Buonasera Angela, buonasera Masha, buonasera Adrien, buonasera Mariangela. E mi soffermo un secondo su Mariangela ringraziandola di averci messo in contatto, perché è grazie a lei che ci siamo conosciute. E poi mano a mano vedo che si stanno collegando altre persone. Allora, Colini, io inizierei questa intervista facendoti una domanda che permette alle persone che poi ci seguiranno di entrare nel tema, no? Di capire da dove vieni tu e qual è stata la tua storia e perché oggi anche tu sei una di quelle che vuole distruggere questo cliché che più che potenziarci ci rischia di depotenziarci. Io so che tu sei stata una bambina prodigio, ma lascio a te la parola per raccontare i primi anni della tua vita, che cosa hanno significato e parlare un po' di te, insomma, quello che mi hai raccontato, di tutti i posti fantastici in cui hai vissuto in giro per il mondo, per arrivare
al presente. Fai tu un rapido, anche se è difficile, ma un rapido excursus in tal senso per arrivare ad oggi. Un rapido di 32 anni, ok. Yes. Ok, sono nata a Parigi, diciamo che ho iniziato subito con il pianoforte, avevo 5 anni, volevo già suonare l'arpa a 3 anni, però chissà perché, non si sa ancora, però ne possiamo parlare anche dopo. E quindi sono stata molto fortunata di essere nata in questo paese meraviglioso, Parigi, per poi andare a vivere sulla Côte d'Azur. Sono andata via di casa, avevo 12 anni, che è abbastanza presto, forse troppo presto. Abbastanza. Sono andata in America. E lì ho avuto anche la possibilità di studiare in questa scuola splendida, che si chiama il Curtis Institute of Music in Philadelphia. Poi ho vissuto a New York, poi ho vissuto a Vienna, lì ho incontrato mio marito e adesso sto qua. Però per arrivare qua non è che la strada è stata molto facile. È vero che oggi sono artista, però per tanti anni, anche se sono stata molto fortunata di studiare in questa scuola di un livello più prestigioso di questa scuola non c'è, ma diciamo che sono stata anche molto frustrata, sì, frustrata con il mio strumento, e quindi quando parliamo di cliché sono la prima a avere questa voglia, questo bisogno di distruggere questi cliché. E sì, quindi l'arpa, sì, è vero che ho iniziato molto presto, è anche vero che per tanti mesi poi non l'ho più suonata, perché non ero soddisfatta. Avevo bisogno di qualcosa in più, quindi ho provato di studiare composition per diventare compositrice, a studiare conducting per diventare direttore d'orchestra, poi sono andata fino a Vienna per studiare canto. Quanti studi! Sì. Però poi ho trovato la mia strada, ho trovato finalmente la mia voce con l'arpa. E questo anche grazie a mio marito, devo dire. Quindi sì, Parigi, Antibes, Philadelphia, New York, Vienna. E adesso dove sto? Dove stai? A Cisterna di Latina. Chi l'avrebbe pensato un giorno? Dopo tutto questo giro sono qua. Però penso che sembro abbastanza felice, no? Direi proprio di sì. Cosa felice. Hai trovato a Cisterna di Latina? Dicci un po'. Famiglia e amore. Per tutto il resto devo dire che carriera qua non c'è, perché quando parlo con la gente, la gente mi chiede che fai nella vita? E dico, sono arpista. Sei artista? No, sono arpista. E che cos'è? Sono l'arpa. Ah, veramente? Quindi è una cosa vera? Sì, sì, è una cosa vera. Non si mangia, quindi. Quindi no, è vero che sul punto di vista professionale qua è un po' difficile, però ci sono gli aerei e certo. Quindi non è un problema, assolutamente, anzi. Beh, noi abbiamo dato questo titolo alla tua intervista, Rendezvous con il destino, no? Proprio perché quando ci siamo conosciute e mi parlavi della tua vita, mi parlavi proprio di questo appuntamento con il destino che è stata un po' una costante nella tua vita, tra un viaggio e un altro, tra una città e l'altra, un'esperienza e l'altra, ti sei sempre saputa rimettere in gioco. Che per una persona, per una professionista del tuo calibro, non è assolutamente una cosa scontata. No, assolutamente no. Perché più vai su, più è difficile metterti in gioco e mettere tutto in discussione. Tu invece è proprio quello che hai sempre fatto. Eh sì, perché possiamo dire tante cose, però è vero che sono arpista e sono arpista da non so quanti anni, da quando ho 7 anni.
e oggi ce n'ho 32. Però non è che sono un'arpista come tutte le altre artiste, quindi ho dovuto trovare veramente la cosa con l'arpa che mi fa vivere dentro, che mi fa vibrare, perché ero arrivata al punto di non vibrare più all'interno, no? Bisogno di aria fresca. Perché? Perché l'arpa c'ha tutti questi cliché, ancora questi cliché. Parola enorme, forse il titolo della nostra intervista è cliché, non distruggere cliché. Ma sì, quindi l'arpa è il cliché di questo strumento stupendo nella sala di tua nonna, che sì, è bellissima, però chi lo suona? Nessuno, no? Poi è sempre scordata, poi il repertorio fa schifo, perché non c'è repertorio, no? E quindi abbiamo tutte queste cose che sono pesi sulle spalle. E come fai per andare avanti? Come fai? E poi stavo non a Vienna, a Filadelfia, in questa scuola, secondo anno in questa scuola. È venuto un agente famosissimo, è venuto a darci una lettura sul domani per la carriera, no? Un agente di New York. Quindi alla fine della lettura sono andata da lui, ho detto, allora, chi c'è come artista, no? Nel vostro, come si dice in italiano, non lo so. Vabbè, chi avete come artista? E lui non era cisternese, però mi ha detto, come, che? Artista, la persona che suona l'arpa, non lo so, lei è agente, lei lo sa, no? Ma perché? Mi ha veramente chiesto questo, ma perché? No, 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 non siamo interessati. No, l'arpa, no. Perché? Perché l'arpa è troppo grande, quindi da trasportare è troppo difficile, poi il repertorio è troppo piccolo, quindi no. E quindi lì mi sono veramente resa conto, ma che cavolo sto facendo con la mia vita? No, quindi sono arrivata in questa scuola, il top del top, ho vinto questi concorsi. Ovviamente parlo di sacrifici, questo è anche normale quando vuoi arrivare Certo. a quel top. E poi ho ricevuto questo schiaffo. Questa è la mia foto, sì, questo sono io. E quindi ho dovuto veramente ritrovare la mia anima con questo strumento e non è stato facile. Quindi l'ho lasciato perdere per tanto tempo. E ho provato di entrare in questo rettangolo del cliché artista, ok, devi entrare in questa orchestra, devi suonare questo concerto. Ma io non voglio. Io ho bisogno di qualcos'altro. E quindi a Vienna, mio marito mi ha spinto un po', me lo fa benissimo. E sono andata avanti con il mio progetto di Chopin e ho registrato Chopin a Vienna. E da lì veramente ho trovato la mia voce. Quindi è stato un giro abbastanza, come dire, tortuoso, se vogliamo, una grande esperienza, però poi sei arrivata, com'è? Faticoso. Faticoso. Senti, ma tu mi raccontavi prima hai accennato al fatto che avevi l'arpa in casa e hai nominato tua nonna. Mi ricordo male che tu a 3 anni vedevi quest'arpa, ti sentivi attratta, però non la potevi suonare, ma già all'epoca sentivi lo strumento o comunque la voglia di entrarci in contatto più che suonarlo. Allora, non è esattamente così. La storia reale è ancora più magica. Perché volevo suonare l'arpa a 3 anni, ma non so perché. Perché solo anni dopo, ma veramente tanti anni dopo, ero già artista, abbiamo scoperto che mio nonno aveva regalato a mia nonna un'arpa del 1700 qualcosa. Perché non si sa che. Lei non era artista, lei non era musicista, neanche lui, quindi veramente un regalo. E quest'arpa è stata distrutta una notte, e quindi per tanti anni
C'era la colonna lì, i pedali lì, le corde ovviamente niente, e in pezzi, l'arpa totalmente in pezzi. E quindi anni, anni, anni dopo, con l'aiuto di tanti musei, l'hanno rimessa a posto. Però io non lo sapevo, questo l'ho scoperto, ero già adolescente. Quindi è strano, è per questo motivo che parliamo del destino, no? Sì, Cioè, mi già se... ricordavo l'aneddoto, non me lo ricordavo, ecco, come hai spiegato giustamente adesso, ma quando c'è qualcosa già nell'aria, poi prima o poi torna, Sì, gira vabbè, che non gira, gira, gira. nell'aria, però nel sangue a questo punto, Senti, vedo che qui è arrivato, sono arrivati un po' di commenti, ne leggo uno, lo leggo insieme a te perché è lungo, così vediamo se è una domanda o solo un commento, un'affermazione. Adri dice: sei una persona meravigliosa, tanta strada con lieto fine dal punto di vista amore. Per la carriera sicuramente farai la differenza con tutto il tuo entusiasmo e positività, nonché preparazione. no? Grazie, bellissimo. Grazie mille. Beh, diciamo che da quello che ci racconti, il ruolo di quest'uomo e quindi di tuo marito è stato importante, ha segnato un momento importante di svolta per te, ritrovare quel cuore e quindi da lì poi riattingere anche per rinnamorarti poi dell'arpa, dello strumento, no? Della tua professione. Che ci dici di tuo marito? Chi è tuo marito? Dici qualcosa. Ah, ma abbiamo già mandato, c'era un'immagine, fammi vedere. Sì, eccola qua. Che belli che siete! Mi piace questa cosa perché veramente fa vedere tutta la gioia. La gioia e l'amore. Allora, mio marito, chi è? Mio marito è... Non lo so perché mi viene da piangere. E perché ti emoziona? Allora, mio marito, a parte essere un uomo eccezionale, è un cantante, un tenore della Cappella Sistina. Quindi ci siamo incontrati a Vienna per il canto, quindi io volevo diventare questo soprano allucinante, però non ho la voce. E lui stava lì per la sua carriera. E poi con me ha scoperto anche la passione del vino e ha aperto un'enoteca a Velletri che si chiama Il vino si fa con l'uva. Ah, interessante. 2 anni fa, quindi una cosa molto, molto recente, e quindi è sia un sommelier che un tenore. Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più nella vita? Campo, musica, vino, buono, ovviamente. Molto fortunato. Mi dicevi anche che su questo tema, no, della perfezione e del voler cercare sempre di essere all'altezza, lui è sempre stato uno che invece ti ha spronato esatta, cioè ti ha riconosciuto per quella che sei e quindi ti ha, se, da quello che mi hai detto, poi correggimi se sbaglio, ti ha sempre, come dire, spronato ad essere te stessa e non voler cercare per forza di dover dimostrare qualcosa. Sì, vabbè, per esempio stamattina, perché parlavo della nostra intervista in italiano, che ovviamente io parlo italiano solo da 3 anni, quindi non è che faccio intervista in italiano tutti i giorni, anzi questa è la mia prima live, quindi l'emozione c'è e ero anche un po' preoccupata. Perché? Perché sono francese e nella nostra cultura dobbiamo sempre dimostrare tante cose e abbiamo paura, diciamo, di essere giudicate, no? E quindi stamattina mi diceva, ma che te ne frega se tu ti sbagli con l'accento? Ma che fa? L'importante è che la gente ti capisce. Eh sì. Come Quindi, eccomi. Se mi si sbaglio... chiama tuo marito? Come si chiama tuo marito? Stefano Marra. Stefano. Un saluto a Stefano, intanto grande uomo accanto a una grande donna. Beh, vi siete sicuramente completati, completati. Senti, e quindi che vogliamo fare? Che vo messaggio vogliamo lanciare per il mondo femminile che ci ascolta e che vedrà poi questa registrazione anche dopo la diretta? Come possiamo fare i conti con
da una parte la cultura, come nel tuo caso, la cultura, la mentalità francese magari è un po' troppo, come la possiamo definire? Un po' troppo, non lo so, Allora, pretenziosa. guarda, so che sicuramente qualche francese ci stanno anche guardando adesso, però fa niente, il punto è questo, che la Francia è un paese meraviglioso, il problema sono i francesi. Ecco. Sono francese, mi posso permettere di dirlo. Lo dici tu per carità. Sì, no, ma dobbiamo loro, perché non mi sento neanche francese, sono andata via di casa, avevo 12 anni, quindi non mi sento francese, non mi sento americana, non mi sento italiana, non mi sento austriaca, niente, non, mi sento io me stesso, no? Meno bene. Quindi sì, i francesi domani un sacco di chiamate. No, no, ma non parliamo dei francesi, non voglio parlare male di loro, voglio solo, come dire, tornare su quello che ci dicevamo oggi. Nel frattempo, Veronique ti scrive: una persona meravigliosa e conosco Colin dalla sua nascita. Mamma mia. Come? Mamma mia, È mamma tua mia. mamma? Ah, allora ti conosce sì dalla tua nascita. Buonasera allora, mamma. Complimenti per la figlia. Dicevo, al di là della cultura francese o non francese, questo stereotipo, no, del voler essere sempre abbastanza, voler essere sempre all'altezza, come possiamo smontarlo? Francia o non Francia? Perché tanto l'Italia è un qualcosa che condividiamo in tutto il mondo, al di là del paese d'origine. Secondo te, come possiamo, a partire dalla tua esperienza e da quello che hai fatto e che fai tu tutti i giorni, come possiamo uscirne fuori? Non dobbiamo dubitare di noi, mai. E poi, se io voglio essere all'altezza tua, ok? Non sarò mai all'altezza tua, perché io devo essere all'altezza mia. D'accordissimo. Devo rispettare me stessa, ok? Poi dobbiamo sempre dare del nostro meglio, però come dicevi tu oggi siamo comunque perfette. Noi siamo perfette. Quindi ci dobbiamo ascoltare e dobbiamo andare sempre con il cuore, dobbiamo fare le cose sempre con il cuore e non con la testa. Dopo Parigi, New York, Vienna. Non è stato facile di venire qua, dove sto io adesso, per la mia famiglia, per esempio, no? Sai, tutte queste città allucinanti, e poi arrivi in una piccola città. E sono sempre cresciuta con questa paura di deludere, sempre, di mai essere abbastanza, di mai essere a livello voluto, no? Ma questo è successo perché avevo 11 anni, credo, era il giorno del mio compleanno, ho fatto un concorso e per la prima volta non ho vinto il primo premio, ma il secondo. Era il giorno del mio compleanno e quindi tornando a casa, il viaggio era lungo, forse 5 ore, non lo so, c'era un silenzio. Ma un silenzio di morte orribile. Quindi a un certo punto io ho detto, vabbè, ma non male, no? Sempre un premio, sempre secondo. Qualcuno in questa macchina mi ha detto, beh sì, però noi ci siamo abituati sempre al primo, quindi devo dire che, vabbè, il secondo. E quindi credo che da questo momento in poi che ho sempre dovuto far vedere qualcosa, dimostrare. No? Quindi tutti i test in America, in questa scuola, non è che cercavo il 96 su 100, il 90 su 100, che sarebbe anche abbastanza, no? Cercavo sempre il 103 su 100 e lo prendevo. Però avevo una vita, no? No. E poi tutto questo perché?
perché? Per far vedere a tua famiglia a Natale quando torni, guarda, vedi, vedi nonno, ho preso 103 su 100, sei orgogliosa di me? Poi, foglio, ok, letto, va bene, basta. Però io non l'ho vissuto per tutti questi mesi, tutti questi anni, no? Quindi, se vogliamo essere all'altezza di una persona della nostra famiglia, se abbiamo sempre questa paura di deludere, non si può vivere così, non è possibile. Quindi dobbiamo andare sempre con il cuore, non con la testa. Non dubitare di noi, perché siamo grandi. D'accordissimo. Barbara scrive grande consapevolezza. Sì, Ma d'accordissimo, Barbara. sono fortunata di aver, di averlo capito a 32 anni, vabbè, un po' prima. Beh, Sì, devo dire che sono molto fortunata. la fortuna secondo me non esiste, penso anche secondo te, no? Sei stata brava tu. Angela scrive: sì, wow, messaggio meraviglioso, dobbiamo essere sempre alla nostra altezza. C'è un altro commento, Maria Antonietta Perosi, che dice: il problema non è arrivare al primo posto, il problema è mantenerlo. E allora ti chiedo, dove trovi il piacere del primo posto oggi? Dove trovi il piacere del primo posto oggi? Aspetta perché non capisco la domanda. Cioè, lei dice, una volta che sei arrivata al top e quindi hai la tua professionalità, poter oggi di nuovo, essere la numero uno, come ti fa sentire? Cioè, provi ancora quello che provavi allora o oggi lo vivi in maniera diversa? No, ma oggi veramente penso che ho abbastanza dimostrato al mondo chi sono e quindi non c'ho più da dimostrare niente, nulla. Non ti interessa neanche più, se vogliamo, no? Il primo posto. No, però il problema di oggi è che ci sono tutti questi social network e che se tu non ti fai vedere tutti i giorni con una storia, anche una storia stupida, è una cosa che mi fa veramente arrabbiare perché devo entrare in questo sistema e questo sistema non sono io, non è per me. Però è anche vero che se non seguo questo sistema di fare queste storie, questi selfie, è allucinante, devi fare un selfie Ora ci sono i reel, i reel su Instagram, ne nasce uno ogni tanto poi, no? sì, ma infatti il mio profilo non ce ne ha perché no, io non ci riesco, però anche questi stories devi sempre dimostrare chi sei, se no la gente ti dimentica e questo è il problema. Poi con Covid capirai, cioè non c'è un concerto da non so quanti mesi, mesi, un anno e mezzo adesso. Quindi se non ci sono concerti non c'è pubblicità, se la pubblicità non la fai tu su questi social network, dove vai? Da nessuna parte, perché la gente ormai, se non ti vede tutti i giorni, sei dimenticata. Questa è una cosa molto triste. È molto triste, è un'altra cosa con cui dobbiamo fare i conti, accettarla o non accettarla, fregarcene o non fregarcene, poi ognuna fa la sua scelta, ma io la penso esattamente come te, cioè usare i social network va bene per rendersi visibile, certo, però non bisogna diventarne schiave, cioè non posso fare obbligatoriamente la storia piuttosto che il post in un certo modo perché altrimenti ne vale la mia professionalità. Sì, ma diciamo che dobbiamo usare noi i social network, non sono i social network che ci devono usare noi. Io la penso. Esatto, d'accordissimo. Io ho fatto un post la settimana scorsa un po' su questa falsa riga, non parlavo tanto delle storie, ma dello storytelling, quindi sempre di farsi il video per farsi conoscere, farlo in un certo modo. È veramente, i problemi sono altri nella vita, per carità, ci sono problemi più grandi di questi, però ecco, in base a quello che ci stiamo dicendo, anche questa è una di quelle cose che dobbiamo prendere noi in mano e decidere come le vogliamo usare, cioè i telefoni, i computer, le videochiamate, i social network devono essere al nostro servizio e non noi a loro, d'accordissimo, d'accordissimo. Integrità.
Integrità. Questa è la parola, integrità. Ci piace integrità. Senti, tu questo passaggio importante che hai fatto nella tua vita nel metterti continuamente in gioco, hai anche hai la possibilità di trasmetterlo non solo a tutte le persone che ti conoscono, che ti vivono, quelle che ti hanno ascoltato questa sera, ma hai anche un piccolo di 11 mesi, se non erro, no? Sono un figlio di 11 mesi. Sì. Eccolo qua. Questa sono io? Assomiglia Ah, tantissimo a me. Ma tutto sei quello. tu, è vero, come fa ad avere 11 mesi? Certo, questa sei tu. Sì, si chiama Eden Leopold, c'ha 11 mesi, nato a Roma. Più grande felicità non c'è. Tanto lavoro, mamma mia. Infatti, il mestiere più difficile, secondo me, è quello di essere una madre. Però, mamma mia, che regalo. Regalo. Cioè, non ci sono neanche parole. Immagino, immagino. Senti, che messaggio vogliamo lanciare in chiusura di intervista? Aspetta che c'è un commento di Mariangela prima di lasciarci. Colina è anche una splendida mamma, ecco appunto, lo dicevamo, e credo che nell'amore familiare lei abbia trovato il suo eterno primo posto, perché è lì che realizza in pieno se stessa. Bellissimo, è vero. È Il vero. tuo eterno primo posto, io memorizzerei, mi piace molto queste parole, mi piacciono molto queste parole che ha usato Mariangela. Il tuo eterno primo posto l'hai trovato. Ti continuerai a mettere in gioco sicuramente, perché guai a fermarsi, però ormai ci sei, il tuo eterno primo posto l'hai trovato. Che messaggio vogliamo mandare in chiusura? Un consiglio, un suggerimento? Ma questo l'abbiamo già detto, che non dobbiamo dubitare di noi. Questo non Ah, abbiamo ok, me l'hai già detto prima, va bene, quindi mandiamo di nuovo questo, ok? rimanere con la nostra integrità, che nella vita andiamo avanti con il cuore e non con la testa, mai, mai con la testa. E che sì, è vero, la strada non è una strada dritta. Si può dire il cammino della vita? Quindi il cammino della vita non è che è sempre così, no? Infatti il mio. Certo. Per poi arrivare qua. Ma mai perdere la. Quando parlo di fede, parlo di fede sempre in noi, eh? Noi stesse. Sì, che dobbiamo anche essere orgogliose di noi. Perché la gente che vuole giudicare comunque c'è. Ci sarà sempre. Apri la porta, boom. Però questo fa niente. Se noi stiamo con la nostra integrità, lo so, ripeto sempre le stesse parole, però il mio vocabolario è un po' stretto. Ma ti piace integrità? Guarda, meglio ripetere integrità che altri termini al giorno d'oggi. Integrità lo possiamo ripetere 150.000 volte perché è quello di cui abbiamo bisogno tutti oggi. Guarda, potremmo metterci vicino, se ti piace, ti suggerisco un altro termine, integrità vicino ad autenticità. Certo. Possono essere sinonimi, ma insomma, vabbè, stiamo lì. Essere vere, essere vere, essere vere e guardarsi allo specchio e credere in se stesse. Sì, e se tu non ti rispetti, la gente non ti può rispettare. E questo sono fortunata perché l'ho capito abbastanza presto. Ecco, rispetto. Bene, Colin, complimenti per Ma tutto quello che hai grazie. fatto fino ad oggi. Complimenti per tutto quello che continuerai a fare, perché con questi presupposti la strada ormai l'hai disegnata e può essere solo che dritta. Sì. E E se non se fa niente, se non noi non è fa niente. dritta, la dritti tu tanto, ormai sai come fare, no? La rimetti tu in asse. Grazie ancora per questa mezz'ora che abbiamo passato insieme. Grazie Io ti mando. a te, grazie mille di cuore, veramente. È stato un bellissimo onore. Onore per noi.
Mariangela continua a scrivere. Ah, vabbè, ma Mariangela, ma ci fai questa domanda così importante adesso? Abbiamo già sforato di 5 minuti. Mamma mia, non so se riesci a rispondere in un minuto a questa domanda. Quali sono i tuoi sogni nel cassetto? Dare tutto il meglio possibile a mio figlio. Ecco. Va bene? Come sogno? Può andare bene? Direi che è assolutamente un gran bel sogno. Grazie per la tua semplicità, Fausta Marra. Grazie, Fausta. Grazie a te. Io metterei anche il tuo link, eccolo qua. Abbiamo inserito il link di Instagram per chi non conosceva Colina e vuole seguirla e vuole rimanere aggiornata sul suo profilo Instagram che userà quando vorrà, se vorrà. E quando, come e se vorrà, però seguitela. Noi ti continueremo a seguire, rimaniamo collegate, ormai ci siamo conosciute. Questo è un contenitore e un'academy la nostra che rispetta assolutamente le donne e la loro volontà di essere se stesse, quindi rimaniamo in collegamento e vediamoci presto. Assolutamente. Non stai più a New York, stai qui. Sì. Va bene, un bacio grande, un abbraccio gigante e ciao a tutte, grazie per esserci state. Ciao Colin. Grazie a voi tutti, grazie. Buona serata.